Bentornati a Patchwork da Valentina. Oggi prepareremo dei fiori con la carta crespa. Allora, prima di ogni cosa ci serve del fil di ferro per creare il gambo del nostro fiore. Poi della carta crespa verde, per il gambo sempre, che noi avvolgeremo lungo tutta la lunghezza di questo fil di ferro. Attaccheremo all'estremità questa carta con la colla, in questo modo, e arrotoliamo sempre lungo tutta la lunghezza fino alla fine. Adesso fissiamo la carta sull'altra estremità del fil di ferro e lo chiudiamo. E questo è il nostro gambo. Adesso disegniamo il nostro petalo. Ne disegno uno di fantasia, ma voi potete disegnare come volete. Lo ritagliamo e lo riportiamo successivamente sulla carta crespa. Adesso riportiamo il nostro petalo sulla carta crespa del colore che abbiamo scelto per più volte, così il fiore verrà più ricco. Adesso taglieremo i nostri petali. Disegnati i nostri petali, adesso creeremo il pistillo, cioè la parte interna del fiore, in questo modo, sempre con una striscia di carta crespa. La pieghiamo a metà e ancora a metà e facciamo delle strisce. Questo è il risultato finale. Adesso dobbiamo avvolgere questa carta attorno al gambo del nostro fiore per creare il pistillo. E lo chiudiamo all'estremità. E questo è il nostro pistillo. Adesso dobbiamo attaccare i petali sul gambo. Allarghiamo i nostri petali e poi passiamo ad incollarli. Attaccati tutti i petali, adesso prendiamo un altro po' di carta crespa per rifinire il nostro fiore. Lo allarghiamo e avvolgiamolo attorno al fiore. Allora, questi sono i nostri fiori. Potete usarli per qualsiasi cosa, per abbellire la vostra casa, oppure perché no, magari come fermatende. Provateci anche voi, usate la vostra fantasia. Ci vediamo alla prossima puntata di Patchwork. Ciao da Valentina.